Buonasera. Partita Neapolis-Fano, ovvero incubo in campo, dopo il fattaccio Morosini, dopo quanto è successo al povero Morosini, abbiamo avuto paura durante la gara, adesso vi spieghiamo il perché. Due episodi veramente incredibili ed eccezionali. Chi è per noi al telefono e ci racconterà quanto è venuto il direttore Francesco Manca. Francesco Manco della Neapolis, mi senti Francesco? Adesso sì. Perfetto, allora Francesco, innanzitutto cominciamo dal ragazzo che ha perso i sensi in mezzo al campo, il vostro Silvestri. Cosa è successo esattamente? Il Silvestri ha avuto uno scontro fortuito con il compagno di squadra, Pasquale Esposito, e dopodiché dopo una manciata di secondi eravamo spaventati che poteva per verificarsi il peggio, perché il ragazzo all'improvviso ha perso i sensi e i compagni, gli avversari che erano nelle sue immediate vicinanze hanno chiamato allarmati la panchina, che chiedevano un intervento medico. Così ci sono stati attimi di panico, perché poi si sono capitati già in un periodo dove nella vicenda Morosì certo, ha tenuto tutto in tensione, e quindi fortunatamente è stato trasportato all'ospedale. Chiaramente è stato diagnosticato un trauma grave, però il ragazzo subito è rientrato in sé. Adesso stiamo parlando, il ragazzo viene ancora all'ospedale di Giuliano, dove i sanitari gli stanno facendo gli accertamenti del caso. Certo, è il primo incubo. Poi il secondo incubo, un giocatore del Fano, Noviello, mi sembra, che era stato espulso. Gli spogliatori, tra l'altro, prima nell'intervallo sono usciti allarmati i compagni di squadra, i dirigenti del Fano, che chiedevano l'intervento del medico, perché lì per lì non avevo capito di che cosa si trattasse. Pensavo da un malore di qualche giocatore, e poi ho visto questo ragazzo che usciva dalla barella. Il nostro maestro Giovanni Oddio è intervenuto per saturargli una ferita all'avambraccio destro, una ferita da taglio. Dirigendo, hanno detto che il ragazzo, mentre si stava accingendosi per fare la doccia, era scivolato, e non so bene dove abbia portato questo braccio destro, che gli ha provato questo taglio, come dicevo. Almeno questa è la versione. È stato soccorso dall'autoambulanza, che nel frattempo era ritornato per poi ritornarci subito per suturare la ferita. Ragazzi, è ritornato anche lui, e adesso sta nel pullman per la via del ritorno, e anche lui, diciamo, è stata una domenica da dimenticare tutti gli aspetti. Un mercoledì nero, allora. Un mercoledì nero. È così, Franco? Sì, no, non sento bene, Mario. Ho detto un mercoledì nero. Puoi ripetere, perché non ti sento, io non ti sento. Allora, mercoledì nero, dicevo io, capito? Esatto, un mercoledì nero proprio, sì, sono tutti gli aspetti, perché per lo spavento, per la prestazione della squadra, per il risultato, per tutto, via. Da dimenticare proprio, dallo spavento allo sconforto, siamo passati. Certo, certo. Della Neapolis, certo. Comunque, effettivamente è un po' strano quello che... A volte ti sento, a volte no. Ho capito, comunque senti, è un po' strano. Adesso mi sento bene. È un po' strano quello che è capitato al suo ragazzo, sinceramente ho dei grandi dubbi, comunque. Se così hanno dichiarato, va bene così. Va bene, non fa niente, dai, tanto ormai hai fatto, ce l'hai raccontato, ti ringrazio. Ciao, buona serata. Ciao caro, ciao. Allora, era Franco Manco in diretta con noi, l'avete sentito, stavano ancora aspettando l'esito diagnostico dell'ospedale di Giuliano per quanto riguarda Silvestri, per quanto invece riguarda Noviello, il giocatore del Fano. Sinceramente c'è qualcosa che non quadra, perché in definitiva cadendosi e tagliando, ma non lo sappiamo, poi vedremo un attimo di indagare per sapere esattamente cosa è successo. Una cosa è certa, che sanguinava
dal polso del braccio, dell'avambraccio, insomma, dai. Va bene, comunque a questo punto io direi di chiudere così questa intervista, questa macabra intervista, perché sinceramente è incredibile. Dopo il fatto di Morosini, mi sembra che stia accanendo la mala sorte sul calcio italiano. Speriamo che sia finito così. Può capitare, capita quando è successo. Capita che un giocatore sviene per un contatto, può capitare che un giocatore scivola negli spogliatoi e si taglia, insomma, però guarda caso. Tutto è avvenuto in Neapolis Fano, una partita, come diceva Francesco Mango, sfortunata sotto tutti i punti di vista. È tutto per il momento. Arrivederci e buonasera.